Eccoci qua, siamo tornati ragazzi. No, vi dico perché rido, perché avevamo provato, mi sono scordato l'argomento. Cazzo devo dirvi? Cioè, ne ho un sacco di cose in testa. Allora, tono di voce, ok? Poi il tuo argomento non è mio, quindi devi ricordartelo tu. Allora, tono di voce in apertura o in generale comunque quando conosci una ragazza. Fondamentale. Cosa puoi dirci, Massi? Il tono di voce è fondamentale, spesso è una di quelle caratteristiche che viene un po' snobbate, quando in realtà secondo me è una delle caratteristiche più affascinanti che possono essere messe in pratica durante una conoscenza. In particolare all'inizio di una conoscenza è importante, secondo me, soprattutto quando si fermano delle ragazze, che il tono sia sempre bello alto, squillante, Sì. ok? Perché questo? Perché denota una certa sicurezza in te, ok? E sicuramente il fatto che porta energia nella conoscenza freddo, ok? Quindi è ovvio che se tu puoi anche avere un opener fantascientifico, ma se lo dici con un tono di voce basso, mesto, tremolante, eccetera, è ovvio che il suo risultato sarà inevitabilmente Sì. condizionato e disastroso, ok? Perché? Anche perché dico sempre, il tono di voce, ok, è un prodotto inconscio. È un prodotto inconscio, cioè il linguaggio paraverbale è un prodotto inconscio. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado con una voce tremolante è perché a livello, diciamo, inconscio ho del nervosismo, dell'ansia, eccetera, e ovviamente là esterno, nel mondo fisico, parlando, attraverso appunto questi tremolii, questo tono di voce molto basso, eccetera. E non vado a creare nessun tipo di, come dire, aggancio con la ragazza immediatamente, quando invece, avendo un tono di voce bello alto, squillante, energico, eccetera, entri dentro e sei totalmente al centro dell'attenzione, ok? Quindi vai a creare immediatamente hype nella ragazza. È in diretta proporzione, secondo te, il livello di esperienza dal tono di voce deciso? Oppure all'inizio, nonostante io non abbia esperienza, posso comunque modularlo facendo capire che ho esperienza e che sono credibile? Beh, assolutamente, sicuramente l'esperienza aiuta come in tutte le cose. È vero anche che nel momento in cui tu appunto ti formi con uno dei nostri corsi, ad esempio, poi è chiaro che puoi mettere in pratica fin da subito determinate skill che prima non avevi, che in qualche modo aumentano sicuramente il tuo risultato finale, ok? Quindi aumentano esponenzialmente i tuoi risultati. Quindi questo sicuramente. La modulazione della voce poi è molto importante, cioè, pensiamo ad esempio non so, i narratori nei film, ok? Cioè, un narratore di un film che magari sta descrivendo una scena mentre appunto gli attori non parlano, cioè, è ovvio che se avesse un tono di voce piatto, totalmente senza ritmo, eccetera, Anonimo, cioè, sì. ok? Quindi è chiaro che bisogna modulare la voce in modo tale che appunto il tuo racconto sia coinvolgente. Tanto è vero che almeno noi, in tutti i coaching che facciamo, anche nei corsi, facciamo proprio degli esercizi specifici su questo. Okay? Quando tu racconti del tuo lavoro, quando tu racconti dell'ultimo viaggio che hai fatto, è importante modulare la voce affinché appunto sia più coinvolgente possibile. E un'altra cosa fondamentale che molte persone non fanno sono le pause. Le pause creano quella suspense, ok? Quindi è importante inserirle soprattutto quando raccontate qualcosa di voi, perché creano Sì. quella magia che poi puoi inserire dentro la pausa magari un contatto visivo ancora più profondo rispetto a quello che hai fatto, ok? Quindi combinare insieme poi tutti questi elementi alla fine diventa veramente tanto seducente come cosa. E per questo dico che il tono di voce e anche imparare a modularlo, perché è una cosa che si può fare, perché tanti mi chiedono, ma io questo tono di voce ce l'ho naturale. Non è così, cioè se tu lo alleni, se tu cerchi di allenarlo anche giornalmente con tutte le persone che incontri, cercando di modulare la tua voce, raccontando le cose che ti sono successe, ma anche i tuoi familiari, puoi farlo benissimo anche a casa. Poi questa cosa qua piano piano diventa un automatismo, ok? E non racconterai Assolutamente. tutto in maniera piatta, un poco coinvolgente, eccetera, ma i tuoi racconti assumeranno colore, assumeranno colore.
Le pause, guarda, io sono perfettamente d'accordo, oltretutto ti fanno, secondo me, percepire come una persona che non ha paura dei silenzi. Cioè le pause piene, oltre a enfatizzare un concetto, a creare attrazione, fanno proprio capire quanto sei credibile, quanto stai credendo a quello che stai facendo. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Proprio perché, sai, molte persone, appunto, mi dici tu, hanno paura dei silenzi, quei momenti che magari si creano di imbarazzo, eccetera. Invece, quando tu sai dominare questi tipi di momenti qua, proprio denoti esattamente il contrario, ossia un'estrema sicurezza in quello che stai facendo. Ok? Proprio perché l'hai messo lì appositamente. Assolutamente. Ti faccio una domanda. Sì. Ti faccio una domanda, ma sì. Ho frasi d'esordio, diciamo, quasi insufficienti, cioè non sono proprio al top, ma ho un'energia al top. Secondo te riesco a bypassare la parte, diciamo, verbale, diciamo, quello che dico? Allora, io dico assolutamente sì, perché io dico sempre, non è tanto importante quello che dici, ma è importante come lo dici. Ok, quindi inizialmente chiaramente avere magari delle frasi d'esordio, non al top, un pochettino più semplici, eccetera, ma un tono di voce corretto, un'energia corretta, va benissimo, ok? È più importante concentrarsi su questa caratteristica inizialmente piuttosto che sul cosa, ok? Sulla tecnica pura, diciamo. Sì. Quindi sicuramente sarebbe molto peggio il contrario, ossia avere una frase top e un'energia bassa. Questo sarebbe molto peggio, ok? Quindi anche, diciamo, un semplice... ragazzi, vi ho visto passare, mi sembrate due persone simpatiche, ho pensato di venire qua a conoscervi, ok? La frase è semplicissima, come a livello tecnico, ma detta con un'energia alta, forte, eccetera, sicuramente ha più effetto che un opener tecnicamente molto più complesso, più costruito, ma con un'energia molto più bassa. Io esorto tutti quanti, per esempio, a vedere... anche su YouTube spettacoli di comici, di stand-up comedian, di monologhisti tipo Brignano, di come, cioè del tono di voce che usano, di come modulano la voce, di come raccontano le cose, di come utilizzano le pause. Sì, 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 è un consiglio che do sempre anch'io, e oltre, vabbè, a Brignano, poi per me il numero uno è Jim Carrey, in questo, ovviamente inglese. Lui secondo me è il numero uno in assoluto, soprattutto alla, non so se hai visto il video alla consegna dell'Oscar di Roberto Benigni, quando fa pazzesco. E lui è proprio, secondo me, l'apoteosi, diciamo, che bisogna prendere tutti. Secondo te come fa? Io ti dico, io la mia teoria, oltre al talento eccetera, quando fa entra proprio in un mondo parallelo, cioè dove lui è il protagonista e dove gli altri sono privati niente, e dove può permettersi di fare e dire tutto quello che vuole, perché è consentito nel suo mondo. Sì, è come se entrasse nella stanza dello spirito del tempo e fosse in un mondo parallelo, cioè, perché essenzialmente non gliene frega assolutamente nulla di quello che gli altri possono pensare, cioè, non gli interessa passare per protagonista, pagliaccio, eccetera, cioè lui è quello che è in quel momento lì, no? E ti esprime al meglio. È l'espressione totale del suo inconscio senza nessun tipo di filtro. Io esorto anche, non so se le hai viste, le interviste che lui, Jim Carrey e anche Robin Williams hanno fatto al David Letterman. Sì, sì, sì. Quando lui fa l'imitazione di Lisa, di Armstrong. Sì. Fa pisciare. Cioè, non sono interviste, sono spettacoli alla fine. Sì, 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 lui è pazzesco. Ok, grazie mille Massi, so che sei impegnatissimo, ti sgancio via, grazie mille. Ciao a te, Steve. Ciao.